Ciao a tutti Cugi, ben ritrovati alla vostra Underlink91 su UK Watch 2, sfida ai boss. Oggi ci sarà la boss rush. Affronterò le prime 7 sfide. In questa boss rush affronteremo tutti i boss del gioco tranne cattiva, più 3 boss nascosti. O meglio, 2 boss si possono affrontare anche tranquillamente, tranne uno che è il boss più forte di questa boss rush, ma non il più forte del gioco. È un boss segreto. Ma cattiva è più forte. Oscar Agone debole. Perché gli manca così tanta vita? Boh, vabbè. Ad ogni modo, tutti i miei yokai sono a 99, quindi se le prime sfide sono le... gli yokai hanno lo stesso livello di quando l'ho affrontato in game durante la storia, allora farò subito. Intanto vediamo le prime 7 lotte, perché sono la prima lotta da 3 e la seconda da 4. Il primo boss è tutto osso. Bene, allora ci avevo visto giusto. O meglio, la wiki ha detto giusto. Perché mi sono informato un pochino sulla wiki, non volevo arrivare impreparato. Ad ogni modo so però che l'ultimo boss è davvero tosto. È tutto osso. Ti senti bene? No, è morto con 3 colpi. Cos'è successo? Non ho neanche avuto il tempo di chiamare Corvi per dargli le monete. Va bene, andiamo al secondo. Dovrebbe essere Ancorat, se non sbaglio. Attenzione alla testa, cosa? C'è abbastanza spazio. Signorina, stia tranquilla. So che lei fa il suo lavoro, ma so badare a me stesso, più o meno. Ancorat già inizia ad essere più resistente. Eh sì. Oddio, non tanto, però... Insomma, tutt'ossa è un livello 8, credo. Non so di preciso che livello sia. Ma Ancorat stiamo già al livello 20 più o meno. Perché lo affrontiamo molto più in là nel gioco Ancorat. A San Fantastico ci sono arrivato su Polpanime, che ero in 3 ore di gioco più o meno. Ho visto gente che ci arrivava dopo 9 ore di gioco. Dico, ma in 3 ore ci si arriva, che ci vuole? Ok, la terza e ultima lotta di questa serie. Poi dopo ci saranno altre 4 lotte, non posso fare un video di un minuto. Vediamo un po'. Ah, Ciclocchio! Ah, questa non la sapevo. Ciclocchio sì, lo affrontiamo dopo però Pineggina. Quindi vuol dire che Pineggina non ci sono in questa boss rush? No, devono esserci. Ma non sono forti tanto quanto Ciclocchio. Oh sì. O forse prima ci fanno affrontare i boss singoli e poi dopo quelli doppi. Ma non lo so, ragazzi. Ad ogni modo... Intanto gli chiudo gli occhi, caso le mani, almeno non può incantarmi. Ebbene. Beh, anche lui sta andando giù piuttosto velocemente. Oddio, un po' di danni li ha fatti ad Omblo e Scaragone, ma nulla di che. Per i danni seri mi sa che bisogna arrivare almeno alla penultima serie di mostri. Perché so che ci sono, le ultime 3 lotte sono 8 mostri, 7 mostri e 8 mostri. Ad ogni modo è andato anche Ciclocchio. Beh, insomma, piuttosto semplici queste lotte. Comunque sia, mi informo prima di lottare perché, insomma, vorrei sapere a cosa vado incontro. Lo so, ti spoileri un pochino il gioco, ma non è che ti spoileri la storia o la vita del gioco. Cioè, insomma, ti spoileri quelle 2 cazzatelle che però, insomma, tutto sommato alla fine fanno comodo. Però il team, oddio, è diverso da quello che uso per fare le lotte online, anche perché... Ho 3 mostri S se non sbaglio. E nelle lotte online si possono portare massimo 2 ranghi S e 2 ranghi A. E purtroppo una lotte a 3. Serie favola 4 vittorie, ok. Si possono portare solo 2 S e 2 A, quindi insomma il resto è B. Infatti di B ho Curaling, no, ho Linguermira e Termaiale. Termaiale è buono come yokai, molto buono. Può essere che lo metto nel team a posto di Zyakora per fare proprio un attacco di massa totale agli ultimi boss che... So solo... Dell'ultimo boss so solo che è segreto, non so chi sia. C'era scritto boss segreto. E non mi sono voluto spoilerare chi era perché sennò davvero... Insomma... Proprio tutto non è bello saperlo. Ah, Trisalamandra! Può essere che questa sia la serie con Trisalamandra e... Vela Nera? No, però questo è Spiritossi, non è Vela Nera, non c'è Vela Nera. Vela Nera è in Polpanime e ci ho fatto anche il video. E Trisalamandra e Vela Nera sono 2 yokai reclutabili, rispettivamente Trisalamandra su Spiritossi
Polparime Vela Nera. Però non so se c'è in questa serie di mostri, perché dato che sto giocando su Spiritossi. Ad ogni modo, un ragazzo si è, tra virgolette, lamentato dicendomi: no, ragazza, scusatemi, è già sfarfallo. Una ragazza mi ha detto: ma ho combattuto già 3 volte contro Velenotto, per il video di Velenotto su come reclutarlo, e anche Kyubi. Ho combattuto 3 volte contro Velenotto, ma non me lo recluta. Io le ho scritto: guarda, che ci ho messo 20 volte prima di reclutarlo, quindi è casuale. Ovviamente, il cibo preferito non ce l'ha. E mi sembra che non funzioni neanche lo yokai che ti fa diventare amici più facilmente. Proprio è una cosa casuale quella di Velenotto. Infatti nel video l'ho detto: salvateci prima di combattere. Però evidentemente quella o non ha seguito il consiglio, oppure si era stufata dopo già solo 3 lotte. Boh, non lo so. Comunque sia, riprovate e riprovate finché non riuscite a farvelo amico. Allora, Teresa Lamandra è stata un po' più una spina nel fianco, perché... beh, insomma, chiudeva gli occhi, aveva le bocche chiuse, quindi trovare l'occhio non era proprio facile. Ma allora in questa serie da 4 c'è anche Termaiale? Perché vuoi vedere che... aspetta. Sì, la musichetta era sua. Allora ci sarà Termaiale... ah, Blancon e Vela Nera! Questi sono i primi 4 yokai del primo Yokai Watch, appunto. Che sono rispidabili anche in questo Yokai Watch. Termaiale e Blancon si trovano tutti e due, mi sembra. Sì, si possono trovare tutti e due in Yokai Watch, sia Spiritossi che Polpanime. Ma Blancon non è reclutabile, mentre Termaiale ti diventa amico quasi automaticamente. Non devi andarci a combattere ogni volta per farlo diventare amico. Ci vuole solo una lotta, dopo fai una quest che ti chiede e ti diventa amico. Mentre Blancon, no, mi sembra che non è possibile farlo diventare amico, anche perché durante il video di Blancon, che io ho registrato, dice Blancon, ad ogni modo, no, questo fantasma non diventerà tuo amico. Mi sembra che me lo dice uno del club di fantasmi, non mi ricordo, comunque sia. Ad ogni modo non diventa amico, e il video di Blancon, io volevo portarlo sul canale lo stesso giorno del video della sfida contro Cattiva. Il problema è che avevo editato il video e dovevo solo renderizzarlo, ovvero trasformarlo in un formato visibile per YouTube. Ok. Stavo per renderizzare quando dico: ho poca memoria sul disco, meglio che libero, perché ho 1 terabyte sul disco, quello mobile, non fisso. Perché comunque sia, per un PC fatto bene ci vuole il disco fisso, che è quello, insomma, dove ci vanno i programmi, le cose. Ve lo spiego proprio in termini proprio semplici, semplici, come sono io, semplicissimi. C'è un disco fisso dove vanno tutti quanti i programmi, le installazioni e le cose varie, e un disco a parte, la SSDD, dove ci metto tutte quante le foto, i porno, meglio cancellarla sta parte, e anche appunto i formati che registro delle 3DS, perché c'è più spazio lì, 1 terabyte, insomma, ci puoi mettere quello che ti pare. E praticamente dico: cancelliamo un po' di video da Fraps, perché registro con Fraps. Vado nella cartella, cancello. Io sono abituato a cancellare tutti quanti i file che sono stati passati in Vegas, perché quando io edito un file lo renderizzo praticamente subito, per evitare appunto di sbagliarmi e cancellarlo, perché Vegas crea un altro file oltre a quello del video. Quindi vicino al video io ho il file di Vegas con scritto yokaiwatch.veg, per esempio. E ho cancellato tutto, però mi ero dimenticato di renderizzare quello della lotta contro Blancon. E quindi non ho potuto caricarlo. Capito? Per questo non ho mai caricato il video contro Blancon, nonostante io avessi risposto ad altri utenti: quando carichi la lotta contro Cattiva? Allora a uno gli ho risposto: la carico venerdì insieme al video di Blancon. A 3-4 utenti così ho detto, poi ho dovuto cancellare i commenti, perché appunto ho fatto la cazzata di cancellare il video di Blancon, svuotare il cestino e scrivere sopra altri file. Quindi quando sono andato poi a recuperare i file con un programmino apposta, ho visto che il file di Blancon era irrecuperabile. Ho provato a recuperarlo, ma era rosso il bollino, quindi non potevo proprio recuperarlo.
Ad ogni modo, la lotta ce la vediamo ora contro Blanco. Non era proprio così perché, insomma, era un pochino più debole con gli yokai. Ho usato gli yokai di Spiritosti, quindi tra il livello 40 e 52. Magari la spiegazione del file di Vegas potevo farla più semplice. Però io amo complicare il discorso. Ah. Ad ogni modo, ecco finita anche la serie di 4 vittorie yokai. La serie di 4 mostri. Tornerò sabato o domenica. Penso domenica con le lotte online. E la settimana prossima, martedì, penso, con un'altra serie di lotte della Boss Rush. Io Kuji, come sempre, vi ringrazio per aver seguito questo video. In descrizione il link per Facebook e Twitter. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e ci vediamo in un prossimo video. Bye bye.